Sport, il format web della TGR Umbria. Questa settimana ci concentriamo principalmente sulla grande pallavolo, perché sta per cominciare un periodo davvero clou per i campioni del mondo in carica della Sir Susa Perugia, la squadra che tutta ha reso orgogliosa davvero tutta l'Umbria, ma anche tutta Italia, possiamo dire, conquistando un grandissimo titolo a dicembre scorso in Brasile. Una squadra che sta mietendo record e successi, e noi abbiamo uno degli artefici principali di questa splendida cavalcata, il coach Andrea Anastasi. Buongiorno a tutti, è un mio grande piacere essere qua con voi. Ed è il piacere nostro, al suo fianco un grande ex pallavolista, l'avete certamente riconosciuto, Damiano Pippi, anche lui, parte perugino di nascita, esatto. Ma poi anche lui, insomma, da queste parti, ha giocato principalmente altrove, però anche da queste parti, poi ne parleremo. Ben trovato, Damiano. Grazie mille, buongiorno a tutti. E allora, come detto, insomma, una Sir Susa Perugia che è reduce, e andiamo subito da coach Anastasi, dall'ennesimo successo in campionato, il 31esimo, tanto per 31esimo stagionale, tanto per aggiornare i numeri, contro Piacenza, che a breve, tra poco più di due settimane, ritroverete nella Final Four di Coppa Italia. Dicevamo, si avvicina un momento clou, infatti uno dei grandi obiettivi stagionali della Sir è proprio la Coppa Italia, ma prima c'è lo scontro diretto contro l'avversario più importante che c'è in questo momento al mondo, l'avversario che può mettervi più in difficoltà al mondo, questo dicono i numeri, è così? Trento? La premessa che mi sento di fare è che la partita che andiamo a fare contro Trento non sarà così importante, scuso, perché è una partita che vale veramente poco dal punto di vista tecnico, può valere tanto dal punto di vista conoscitivo, ma entrambe le squadre, insomma, ci conosciamo. Le abbiamo incontrate in semifinale di Supercoppa, in finale del Mondiale. E in campionato. E in campionato all'andata, ma come sai benissimo, in questo momento della stagione per noi le priorità sono i momenti importanti, clou. È il momento clou, come hai detto te, è quello che avremo con Piacenza, non di certo la partita di Trento. A Trento andremo con grande attenzione, senza scoprire le carte, cercheremo di giocare al meglio. Sì, questa è la partita che abbiamo fatto con Trento in casa. Ah, all'andata, esatto. All'andata. Stiamo vedendo l'immagine all'andata. 3-0, mi ricordo male, 3-0? Mi ricordo. 3-0, mi pare 3-0. Poi abbiamo sofferto un pochino di più nella finale del Mondiale, ma poi vedremo un po' le immagini. No, abbiamo sempre sofferto con loro, a parte del campionato. Penso, campionato, esatto. Anche in Supercoppa siamo venuti fuori da una situazione molto, molto complicata. No, è meglio stare molto cauti. Questa è una squadra autogestita da un grandissimo allenatore che io ho grandissima fiducia, che è Angelo Lorenzetti. E ha grandissimi giocatori della nazionale italiana, campione del mondo, ma non solo. Quindi, insomma, è il caso di stare molto attenti, perché quando abbiamo vinto, io dico sempre, la gente si dimentica di come sono state ottenute le vittorie. Io non mi dimentico, le vittorie della Supercoppa sono state due vittorie soffertissime contro loro e contro Macerata, così come sono state sofferte le vittorie del Mondiale. Abbiamo tribolato le pene dell'inferno. Però siete usciti sempre vincitori. Oh, abbiamo anche delle immagini di coach Anastasi mentre dirige l'allenamento. Cosa ha dato Anastasi? Se dovesse trovare un aspetto sul quale pensa di aver inciso, perché questa squadra è stata in parte potenziata rispetto all'anno scorso, ma non è che sia troppo diversa, ecco questo. E l'anno scorso i risultati non sono arrivati, anzi c'è stata un po' di delusione alla fine. Beh, ovviamente faccio fatica a dire cosa posso aver dato, dal mio punto di vista sto investendo molta attenzione nella fase di muro difesa, un aspetto del gioco che secondo me l'allenatore deve porre mano. Come puoi immaginare, ci sono alcuni aspetti del gioco che sono in mano ai grandi interpreti, mi riferisco a attacco e battuta, no? Ma l'organizzazione del gioco è una priorità dell'allenatore e quindi investo molto tempo. E la gestione del gruppo? Ma certo, anche questo è normale, ma sai, i capelli bianchi mi aiutano, le esperienze che ho fatto in giro per il mondo mi aiutano, e avere una squadra anche
con tanti stranieri di fatto, no? Mi sta aiutando, ho la fortuna di parlare un po' spagnolo, di parlare inglese, quindi riesco a relazionarmi con tutti i ragazzi all'interno della squadra. È una squadra che a volte ha trazione sudamericana, a volte trazione più europea, perché c'è Oleg, Kamil, Semenio che... Fai conti anche di questo? Cioè quando li mandi in campo? No, in genere no, assolutamente no, perché tra di loro... La lingua no? No, cerco di parlare sempre italiano, in alcuni frangenti mi devo addentrare nello spagnolo, special modo se ho i due ragazzi giovani, non Vilfredo, che Vilfredo parla 20 lingue, penso ormai, è un multilingue. Sì. Quindi certo, il discorso della gestione del gruppo è importante, il discorso di tirar fuori meglio dei ragazzi è importante. E allora la stessa domanda la giriamo un po' a Damiano, perché cioè, cosa ti ha colpito in particolar modo seguendo un po' la Sierra quest'anno, vedendo come gioca, vedendo come affronta le partite, cosa ti ha colpito di questa squadra? Che salto ha fatto rispetto al recente passato? Guardandola dal vivo mi ha colpito la sicurezza con la quale gioca. È una squadra che in qualsiasi momento della partita, contro qualsiasi avversario, sembra padrona della partita, padrona della situazione. Quando è punto a punto ti dà sempre l'impressione che possa fare lei lo strappo vincente. E questo credo che sia il principale merito di Andrea, e che ha dato tranquillità, ha dato consapevolezza, ha dato fiducia e organizzazione, aiutato da questo punto di vista secondo me anche all'esplosione definitiva di Giannelli, che credo che dopo l'Europeo e il Mondiale soprattutto vinto, sì, anche lui stesso ha trovato una fiducia in se stesso eccezionale, quindi avere il palleggiatore e l'allenatore che ti trasmettono questa tranquillità, questa sicurezza vuol dire molto. Questo è il successo su Piacenza, abbiamo visto delle grandi giocate anche in questo caso, proprio di Giannelli. Siccome Damiano è stato gentilissimo, si è fatto anche un po' di chilometri per venirci a trovare, noi abbiamo un piccolo regalo, speriamo che gli faccia piacere, vediamolo. Vediamo, che sorpresa c'è. Sono nato a Perugia, vivo qua vicino, quindi per me giocare qua è una responsabilità, ma uno stimolo molto importante. Sono tornato perché credo che la società abbia dei programmi molto seri, molto ambiziosi, e io spero di contribuire a raggiungere obiettivi importanti che la società si è prefissata. Allora, era il 2006, se non ricordo male, ci vuoi raccontare? Perché tu, insomma, dopo una carriera importante in giro per l'Italia, hai deciso negli ultimi anni di riabbracciare la tua città, è così, no? Sì, era una caldissima giornata dell'estate 2006. Era la conferenza stampa di presentazione della squadra. E sì, allora io decisi RPA. Sì, RPA Luigi Bacchi. Sì, decisi di sposare il progetto appunto dell'RPA, del presidente Sciurpa. In quell'anno lì ero stato lì per restare a Modena. Sì. Modena per me era una seconda casa, però poi mi convinse il progetto di Perugia, mi piaceva l'idea di tornare a casa dove ero nato, dove ero cresciuto, dove ho la famiglia, dove poi mi sono ristabilito, e cercare di fare qualcosa di bello, di importante a Perugia era uno stimolo nuovo. Ma fu un'esperienza positiva? Fu un'esperienza sì. Complessivamente sì, al di là della chiusura particolare, perché l'ultima partita da me giocata fu la vittoria della Challenge Cup proprio organizzata a Perugia, quindi chiusi in bellezza, però comunque sia i 4 anni fra alti e bassi, come è normale che sia, complessivamente furono positivi. Ecco, e poi tra l'altro appena hai appeso, no, le scarpe, cosa è successo? Che anche la Sirra ti ha cercato, no? La Sirra ha provato a riportarti in campo, non lo so, la squadra del presidente Sirci era in Serie B, credo, qualcosa del genere. Sì, era quando da Bastia si spostarono a Perugia. In A2, ci fu qualche momento di difficoltà, e io però avevo già smesso da alcuni mesi. Bino, il direttore generale storico di sempre, sì, di Perugia, tuttora, mi chiese di rientrare e dare una mano al gruppo, però sinceramente mi fece piacere perché fu bella questa richiesta, però non mi sentivo in grado di portare un valore aggiunto dato che ero fermo. Con il presidente Sirci ti è mai capitato di parlare, di sentire? Sì, parlare sì, di pallavolo del più del meno è sempre un piacere. No, perché adesso c'è una nuova opportunità.
perché colpo di scena abbiamo collegato in diretta proprio il presidentissimo Gino Sirci. Presidente, buongiorno, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. Il gota della pallavolo in questo studio, eh? Questa... bene. Sono contento di essere con voi, anche la mattina presto, non solo alla sera. Ecco, allora parlavamo, ovviamente c'è, oltre a Coach Anastasi c'è Damiano Pippi che ci diceva, insomma, vi siete conosciuti ovviamente in questi anni, ha provato anche a portarlo nella sua, ai suoi inizi, non ci fu modo, però chiaramente l'argomento che ci preme è questa Sir che insomma non conosce ostacoli, ma lei sta facendo toccaferro in questo istante, no? Aspetta, fammi arrivare a un ferro, aspetta che, eccolo qua il ferro. Con Pippi sì, beh, c'è stato quell' avvicinamento, e come dice lui, e purtroppo aveva smesso e quindi non si è ripreso, ma noi ci serviva qualcuno, insomma, un po', mi ricordo, in ricezione, e quindi vabbè, è andata così. Però con Pippi la storia non è finita, perché primo abbiamo il figlio che gira Meridoli Notti, che è molto bravo, e poi lo vediamo al palazzetto, al palaparco, a fare i commenti, a fare, diciamo, il commentatore con la sua telecronaca, e che ci fa molto piacere, perché vediamo una persona tanto perspicace e poi in epoca grandi ricordi nel mondo pallavolistico, che è stato un grande campione, quindi ogni volta che viene siamo strafelici. E di questa Sir che fino adesso, insomma, ha fatto un percorso, ma lei all'inizio stagione, al di là del fatto che, come dice Coach Anastasi, i record non contano nulla, contano i trofei, no? Ma questo ovviamente l'abbiamo sentito dire anche a lei più volte, ma pensava che a metà febbraio, insomma, la Sir non avrebbe mai ceduto un punto alle avversarie, ma lei questo se l'aspettava? Allora, sì, allora sì. Io pensavo che era, diciamo, cioè tutti quanti noi presidenti all'inizio della stagione aspettiamo di guardare le cose in modo molto positivo, se no faremmo i presidenti, certo. No? E quindi l'operazione era quella di sperarci, però come diceva ieri sera Maxi Colaci su una posizione televisiva, alla fine questa stagione è un po', diciamo, il seguito di quella precedente, dove non si era vinto molto e c'è la rabbia del riscatto. Quindi questa, diciamo, è una stagione dove si viene, diciamo, a imparare a fare più forti, gli errori precedenti, e quello cercavano di riscattarsi, in modo che viene quello che si aspetta, ecco. Questo qui sicuramente non ce l'aspettavamo, però le cose vengono perché le vogliamo e probabilmente perché le meritiamo. Dentro di noi sappiamo che le meritiamo e quindi esce fuori un risultato che secondo me è anche giusto, ecco. Già finora ha stabilito diversi record questa squadra, no? Però al di là del fatto che poi gli obiettivi sono i trofei, l'abbiamo detto ancora una volta, tuttavia mai nessuno nella storia, ci siamo documentati, è riuscito in una stagione a portare a casa 5 titoli. Perugia è in corsa, sarebbe, adesso non lo so, qualcosa di... cioè già siete entrati nella storia, ripeto, però quello credo che... È giusto così, però 5 titoli siamo lontanissimi, come diceva ieri sera Colaci, che sono i 2 titoli più facili, il brutto e il duro è da venire, quindi non parliamo più di titoli da venire, perché in fondo siamo, ci dobbiamo conquistare, vedrai che saranno delle sudate molto, sudatissime. Però una cosa mi piace, quello che lei ha detto, caro Fisilicca, che ho parlato della Perugia dei record, no? Ecco, questo, diciamo, mi piace molto la Perugia dei record, perché se ce ne abbiamo fatti
in questi giorni, in questa stagione di record, è una, come si può dire, è una cosa che suona bene, perché normalmente ci sono la Roma dei record, il Milan dei record, la Juve dei record, invece c'è la Perugia dei record. Presidente, ecco, presidente. A noi che siamo in provincia, noi siamo in provincia molte volte vediamo gli altri che fanno i record, la stessa volta siamo stati noi. Esatto, presidente, quando non sarà più il presidente della Sirsus a Perugia, speriamo tra 30 anni, 40, la ricorderanno, sarà ricordato sicuramente per aver portato la pallavolo perugina davvero dove nessuno mai era riuscito. Questo anche grazie a Coach Anastasi, che è qui e che è uno degli artefici principali. Bene, lì è benissimo. Ciao coach, buongiorno. Oggi no. Ciao. Voi vi sentite quotidianamente, ma qualcosa che non le ha mai detto, le viene in mente, magari lo dice nella nostra trasmissione, facciamo lo scoop, così, non lo so, no, qualcosa... No, ci diciamo tutto, siamo come marito e moglie, io e lui. Ecco, questa... E poi, se non glielo ho mai detto, non ti posso dire adesso, così che ti sento in tanti. No? Volevo tirarla a dire... abbiamo un ottimo rapporto, devo dire ottimo, quindi con voi Anastasi veramente sta stupendo tutti, quindi io sono sicuro che lui c'è talento, c'è bravura e sono tutti quanti molto molto positivi, quindi quando io dico questo, quando parlano tutti bene di una persona si vede che c'è del buono, no? Quindi in Anastasi, in Andrea, veramente c'è una grande persona, un grande allenatore, vedo che ecco, i risultati ci sono, però adesso siamo all'inizio ancora della stagione, dobbiamo andare avanti. Mi piace molto anche quel suo modo, diciamo, di essere molto calmo, no? Pensare sempre a questi giorni, per esempio la Coppa Italia, e sono assolutamente d'accordo in quelle che sono le sue dichiarazioni, perché ecco, voi giornalisti volete giustamente far i ritorni della trasmissione perché dovete vendere la pubblicità, però in fondo dobbiamo stare molto attenti, perché questa non è una competizione, questa è una competizione dove tutti quanti sono contro di te, non è l'economia dove ognuno va contro proprio e poi vediamo dove arriviamo, quindi diciamo si giocano contro, quindi cercano di fermarsi. Giusto, presidente. Lo sport è spietato e purtroppo è bello perché è spietato, come vogliamo dire. No? Quindi, secondo me, ecco, Anastasi ci sta bene in questo mondo. Bene. Bene, presidente, noi la ringraziamo davvero tanto per essere intervenuto nella nostra trasmissione, ma naturalmente la torniamo ad invitare in studio presto, nella speranza che ci siano insomma nuovi motivi di spunto, ma insomma è l'auspicio. Grazie. Sì. Grazie, arrivederci, ciao Andrea. Buongiorno, ciao Gino. E allora, insomma, abbiamo ascoltato anche Gino Sirci che ha seguito con grande entusiasmo l'avventura in Brasile, insomma, è stata possiamo anche vedere qualche immagine di quella una delle, diciamo, dei momenti che ti hanno lasciato qualcosa di più nella tua carriera, non solo qui a Perugia. Oh certo, è l'ultima vittoria. questo. Deve essere una cosa bella. No, a parte gli scherzi, è una grandissima vittoria, ma è una grandissima vittoria non solo per noi dal punto di vista professionale, ma per il club. Sì. Quando il club ha la possibilità di dire ok, siamo campioni del mondo, è qualcosa di speciale, perché vuol dire che sei nell'elite dei migliori club al mondo. Se tu pensi che in questa finale del mondiale c'è Sada Cruzeiro e Trento che avevano vinto, se non sbaglio, in 2-9 titoli, qualcosa del genere, quindi sono due dei migliori club al mondo. Ovviamente mancano i club russi che si sono autoesclusi dalle manifestazioni, ne sono consapevole, ma nello stesso tempo è importante dire noi ci siamo e noi abbiamo vinto il mondiale. In finale con Trento, stiamo vedendo le immagini, Damiano, mentre in Supercoppa il primo trofeo vinto i primi di novembre dalla Sirsus, adesso vediamo le immagini, lì Perugia vinse con Civitanova la finale, in semifinale affrontò Trento e batté Trento. Io da te volevo capire, secondo, adesso
diciamo gli obiettivi sono il campionato, ovviamente la Champions e la Final Four di Coppa Italia. Ma ripeto, la squadra che affronteranno nei prossimi giorni, quindi Trento, è davvero quella che anche in questi trofei, anche tipo la Champions, quelli dipende molto dagli incastri ovviamente, ma è quella che devono più temere loro? Penso proprio di sì, mi sembra che Trento sia la squadra a livello mondiale dopo la Sir più forte, più pericolosa. La dimostrazione delle partite giocate contro Trento in Supercoppa e nel Mondiale per Club è stata chiara, cioè ha sempre vinto la Sir per il motivo che dicevo prima, perché nei momenti decisivi ha sempre dimostrato di avere quella convinzione, quella sicurezza, quella possibilità anche di pescare dalla panchina risorse importanti, però Trento ha fatto vedere di essere molto vicina, è una squadra fortissima, come diceva Andrea, ha giocatori campioni del mondo. Probabilmente rispetto alla Sir non può avere quel cambio di marcia pescando giocatori dalla panchina, però se i titolari giocano è una squadra difficilissima da battere. Trento fortissima di Perugia quest'anno, c'è un giocatore in particolar modo che ti ha colpito? Prima hai citato Giannelli che è cresciuto molto, di questi anche dei nuovi arrivati, penso a Semenyuk, penso a Herrera che forse per molti era un oggetto misterioso e che invece... Non lo so. Herrera sta assolutamente dando molto, e proprio nelle partite di cui parlavamo prima, Supercoppa e Mondiale per Club, è stato decisivo, i suoi ingressi sono sempre stati decisivi, come è stato decisivo Plotnički. Plotnički è qui da diversi anni, però quest'anno, un po' come Giannelli, ha raggiunto una maturità, ha avuto la definitiva consacrazione, ha dimostrato di poter stare ai massimi livelli a livello mondiale, e quindi anche lì è una risorsa eccezionale, perché sia se parte titolare sia se entra a partita in corso. E allora tutto questo ha prodotto cosa? Intanto in campionato, e lo vediamo dalla classifica, numeri strabilianti con una differenza tra la vetta occupata dalla Sierra, punteggio pieno, e tutto il resto, insomma, quasi imbarazzante, no? Allora mettiamo un po' di peperoncino mentre ci guardiamo proprio la gradatoria della Superlega italiana. Mettiamo un po' di peperoncino. Quando ottieni questi risultati qua, ecco, questi che stiamo vedendo, uno strapotere così, scoccerebbe di più poi non riuscire... Quando è il momento, no? Non è, se ne hai perse alcune, provo a mettere un po' di pepe, nel senso, se no è troppo, è tutto troppo. Cioè, se ne hai perse alcune, dice no, non ne hai persa mai una, non è un peso maggiore? Lo chiedo al coach. Onestamente no. Io la vivo in modo diverso, cerco di spiegarti sì, come la vivo questa stagione, la vivo appuntamento dopo appuntamento. Quindi non la guardi di fatto la classifica? No. Assolutamente, ma no, veramente io sto studiando, per esempio in questo periodo sto studiando Piacenza, che affronteremo il 25 di febbraio, con Trento ovviamente stiamo studiando Trento, che giochiamo domenica, ma la guardiamo in ottica eventuale finale di Coppa Italia, perché Trento, secondo il mio punto di vista, è la prima candidata ad andare in finale. Gioco contro Milano, onestamente la differenza tra Milano e Trento è enorme in questo momento, quindi io presumo che loro vadano in finale. Per noi è una partita, secondo me, molto più complicata, perché Piacenza è una squadra, a mio modo di vedere, che può esprimere un grandissimo livello di pallavolo, una squadra che sta crescendo, si recupera tutti i titolari, contro noi non c'era ancora Lucarelli. Mancava. E quindi è il caso che stiamo veramente molto accorti. Quindi io mi concentro su una cosa in questo momento, ossia fra 2 settimane e mezzo abbiamo la nostra semifinale di Piacenza. Non vado oltre, non sto guardando oltre. Seguo ovviamente la Champions League, sto guardando gli eventi di Champions League. Oggi ci doveva essere la partita tra Zirat, Banca e Berlino, che sono i nostri due eventuali competitor nei quarti, ma penso che oggi non giocheranno. In Turchia stiamo aspettando le notizie ufficiali per il problema del terremoto, purtroppo. E quindi io sono molto concentrato su questo aspetto, che è il 25. Per me il 25 e il 26 è la cosa principale. Stiamo lavorando, stiamo dando tempo, abbiamo la fortuna di non dover giocare il turno di Champions, quindi di poter dedicare la settimana al lavoro, e questa è la cosa principale. Non vado oltre, perché andare oltre significa sprecare energie, perché non dipendono da noi.
quello che dipende da noi è stare concentrati sul 25. Dove, quello che succederà dopo, apriamo, chiudiamo la porta del 25 o 26, mi auguro, e poi ne apriremo un'altra per prepararci per la Champions e il campionato. Allora, Damiano, forse anche questo è uno dei segreti del fatto che fino adesso, insomma, non hanno concesso nulla, ma non ci pensano neanche, no? Sì, io credo che sia l'approccio assolutamente giusto, però come dicevo prima, la sensazione che dà la squadra in campo si ritrova un po' nelle parole di Andrea, c'è una squadra molto calma, molto tranquilla, molto consapevole, sempre padrona della situazione, questo riflette il carattere dell'allenatore sicuramente. Assolutamente, allora non so se siete, la nostra trasmissione ora oltre che occupata,